Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, è una bella giornata quella che il Signore ci regala oggi. Le giornate si succedono, quelle splendenti, quelle meno splendenti, quelle con tuoni e lampi, quelle serene. Così è della nostra vita. Però dietro le nubi o dietro i tuoni c'è sempre il sole che splende, e su tutto questo avvicendarsi regna il Signore, perché questi avvicendamenti di tempo nel piano divino servono per fecondare la terra, per illuminare, per far germogliare i frutti per noi. Dobbiamo riconoscere sempre la presenza del Signore. È un punto importante nella nostra vita, cioè attraverso l'avvicendarsi delle cose, e proprio nell'avvicendarsi delle cose, degli eventi, riconoscere la presenza misteriosa di Dio nella vita che sta attorno a noi e nella nostra vita personale. Tutto dipende da Dio, tutto ha in mano il Signore, e così anche avviene della nostra salute, così avviene della vita nostra familiare, così avviene di tutto ciò che concerne la nostra esistenza terrena. Tutto è nelle mani di Dio, e anche quando Dio permette alle cause cosiddette seconde di produrre i loro effetti, tuttavia Lui, che causa prima di ogni cosa, ha in mano tutto quello che concerne l'universo da Lui creato, e se ha cura di tutte le cose, tanto più ha cura di noi che siamo i Suoi figli. E allora la conseguenza che ne viene è abbandonarsi a Lui, alla divina provvidenza, non con un abbandono cieco, ma con un abbandono chiaro, cioè ad occhi aperti, un abbandono fondato sulla conoscenza di chi è Dio, di chi siamo noi, nella fiducia che il buon Dio sempre sarà con noi, non ci lascerà mai soli. Oggi il Signore ci chiama a prendere coscienza che siamo le pecorelle sue, le pecorelle del suo pascolo, e vuole che noi ci purifichiamo continuamente nei pensieri, nel cuore, soprattutto nei riguardi dei rapporti personali, perché il Signore vuole l'unione tra di noi, vuole l'unità dei cuori. Chiediamo al Signore allora la purificazione di tutti quegli elementi che impediscono a noi di vivere questa vita di unione, che è il disegno del buon pastore, il disegno di Cristo. Essere tutti una cosa sola, essere tutti nell'ovile, ricondurre tutti nell'ovile, e purificiamoci da tutti quegli elementi disgreganti che sono in noi, che sono fatti questi elementi di pregiudizi che noi abbiamo gli uni verso gli altri, dei ricordi penosi che abbiamo per torte ricevute, di poca conoscenza e apprezzamento che abbiamo gli uni degli altri. Dobbiamo purificarci, una purificazione profonda del cuore, della memoria, dell'immaginazione, in modo che tolte le inconsiderazioni, tolti i pregiudizi, tolti i ricordi cattivi, tolto tutto ciò che noi possiamo vedere nel nostro prossimo come causa di disunione con noi, noi possiamo muoverci gli uni verso gli altri all'insegna della verità che è Cristo,
all'insegna dell'amore che è Cristo, e ritrovare l'unità dei cuori, l'unità delle menti, l'unità della nostra condotta di vita, perché questo è il desiderio di Gesù. Oggi proprio pregheremo il Signore per l'unione dei cuori, per l'unione della nostra vita. Però questa unione dei cuori della nostra vita passa attraverso una profonda purificazione nostra, purificazione, come vi ho detto, della immaginazione, dell'intelletto, della memoria, purificazione del cuore. Allora il buon Dio verrà e, tolti questi ostacoli, egli nella potenza del suo braccio creerà di noi un cor solo e un'anima sola. Non è facile, però dobbiamo essere sempre in questa continua purificazione per ritrovare l'unione che Gesù vuole in mezzo al suo popolo. Unione nella famiglia, unione nella società di cui noi siamo membra, unione nel campo di lavoro, ricordandoci che l'obiettivo del Signore è sempre questo, che ci vuole uniti, mai disgregati, e l'obiettivo del maligno è disgregarci e mai vederci uniti. O Signore, ti chiediamo per questo di purificarci. Quest'acqua che noi benediciamo nel tuo nome serve a purificare la mente dalle incomprensioni, serve a purificare l'immaginazione dai pregiudizi, serve a purificare la memoria dei ricordi, serve a purificare i nostri cuori da tutti quegli ostacoli di pensieri, sentimenti, ostilità che sono dentro di noi, perché noi possiamo essere in grado di essere uniti da te al nostro prossimo e formare come tu vuoi un cor solo e un'anima sola nelle nostre famiglie, nel nostro gruppo, nella società di cui noi facciamo parte. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Degno tu, Signore, di benedire questo sale, come tu ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Lavami e sarò più bianco della neve, fratelli e sorelle. Lasciamoci lavare dal Signore, è il Signore che ci lava interiormente. L'acqua che ci raggiunge in qualche goccia non farà niente se non è accompagnata da questo desiderio vivo di essere lavati, purificati nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo, perché tutti i residui di ogni male che provengono dall'unica fonte se ne vadano lontano e si è dato luogo all'amore di Dio che vincola gli uni e gli altri, alla vita di Dio che si unisce alla nostra vita e la fa rifiorire. Sì, o Santo Spirito, vieni, tu solo puoi purificare la mente, il cuore, l'anima e il corpo. Spirito Santo, vieni, tu solo puoi unire le nostre menti, i nostri cuori. Spirito Santo, vieni in questo momento e crea in noi l'unità, tu che nella Trinità sei fonte di unità tra Padre e Figlio, crea l'unità tra di noi e crea nell'unità la vita. Spirito Santo, vieni,
Spirito Santo vieni, Spirito Santo vieni. Yani da yarani erana yari anurino. Yurini anakele damada yoshi. O adani morani nianara yeranushara. Stiruani akoliano yarani ana. Miriano karuna shurendi no di maduru. Onurai e orare Nianu kamutushi ene nurinu no maru Anakustino darà. Si aprano i cuori dei morti per mezzo lo Spirito Signore che dà la vita. Vieni, o Spirito Santo. Spirito Santo, vieni. Vieni nel mio cuore. Spirito Santo, vieni, refrigera ciò che arde, riscalda ciò che è freddo. Spirito Santo, vieni, raddrizza ciò che è storto, rimetti in regola ciò che è male. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, vieni, purifica la mia carne d'ogni male, caccia da me ogni infermità. Spirito Santo, vieni, da salute alla mente, da salute al mio corpo. Spirito Santo, vieni. Yalu arani anoni manu Onu korona yurini anako yururano Marano kodi anorano Yalara yemi Spirito Santo vieni insieme. Spirito Santo vieni. Spirito Santo vieni con fede. Spirito Santo vieni. Spirito Santo vieni. Spirito Santo vieni. Con forza, fratelli e sorelle. Lui è il Signore che dà la vita. Signore, ti offro la mia morte, ti offro il mio cuore arido, ti offro, Signore, il mio peccato, la mia debolezza. Si apra il tuo costato, Signore, sgorga l'acqua viva. Si apra il tuo costato, Signore, sgorga l'acqua viva in mezzo a noi. Spirito Santo, vieni. Sgorga, Spirito Santo, dal cuore di Cristo sorgente viva e inonda questo popolo. Sgorga la sorgente dal cuore di Cristo Salvatore e ravvivi tutta questa assemblea e diventa un popolo vivo, un popolo che lode il suo Signore. Iani aninini maracorda ieronoia che tamatusta go. Anu kareya ni na na bia na era to la ni. Shara yen kin ta wa ta kia to ma ti sto ran. O yu ni ni anu ra na. Il Signore qui. Dal suo cuore sgorga l'acqua viva, popolo mio, dissetati. Il mio cuore aperto, bevi alla mia sorgente, riapri la vita, bevi, popolo mio. Tu sei assetato, bevi, sarai purificato, sarai dissetato. Popolo mio, io sono la sorgente dell'acqua viva, bevi al mio cuore che è sempre aperto per te.
Viviana che viana caraia un tacati mi scendere dopitiana. Mediti cristiana che tanto da tutta ma tutto. Venite lontani, venite vicini, venite tutti, c'è acqua per tutti questa mattina, io vi voglio lavare delle vostre colpe, io vi voglio purificare delle vostre iniquità, purifico i vostri pensieri, i vostri cuori, vi voglio liberare delle vostre infermità, perché siate un mio popolo, il popolo legale, il popolo sacerdotale che mi offre sacrifici di lode. Vieni popolo mio, vieni al mio cuore, ti darò a bere l'acqua della vita. Spirito Santo, vieni. Voi siete stirpe eletta, popolo santo di sacerdoti re, proclamate le meraviglie del Signore, egli ha vinto le tenebre del male e vi ha chiamati alla sua santa luce. Alleluia. Alleluia. Dio onnipotente, ci purifichi da ogni peccato, ci lavi da ogni male, ci guarisca da ogni malattia, e per questa celebrazione eucaristica a cui ci prepariamo ci rende degni di partecipare alla mensa del suo corpo e del suo sangue. Te lo domandiamo, Padre, per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Custodisci nel tuo popolo, Padre, lo spirito che animò il Vescovo San Carlo, perché la tua Chiesa si rinnovi incessantemente e sempre più conforme al modello evangelico, manifesti al mondo il vero volto del Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettera di San Giovanni Apostolo. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pastore Dio, il supremo pastore inviò suo figlio per ricondurre all'ovile le pecore disperse e lo mandò con il suo cuore, con il suo amore. E Gesù, venendo in questo mondo col cuore di pastore, cominciò a svelare la verità: io sono il buon pastore, colui che il Padre, il pastore supremo, ha inviato nel mondo per raccogliere le pecore disperse. Le pecore si sono disperse, sono tante le cause delle dispersioni, delle molte dispersioni, ma qualunque sia la causa della dispersione, Gesù si presenta a noi: io sono il buon pastore,
io chiamo tutti a me, perché si formi attorno a me come c'è un solo pastore, anche un solo vide. E non questo soltanto, ecco la seconda parte del Vangelo, ci sono altre pecorelle lontane, disperse, anche queste io devo ricondurre all'ovile, perché tutti appartengono al Padre mio e tutti appartengono a me. Io sono morto per tutti io do la vita, per cui tutti sono chiamati a me. Fratelli e sorelle, dobbiamo ricordarci questa mattina di questo discorso meraviglioso che fa Gesù. Egli è il pastore nostro, di Israele, del nuovo Israele, di noi, popolo consacrato a Lui, popolo sacerdotale, ma è anche il pastore di tutto il mondo, di quelli che non lo conoscono, di quelli che sono lontani, perché per tutti è venuto il Signore ed è morto il Signore. E allora ecco due movimenti che devono nascere dentro il nostro cuore. Il primo movimento è quello di ritornare al Signore e vivere in pace gli uni con gli altri, noi Israele di Dio. Creare comunione tra di noi, cercare l'unione tra di noi, non disperdendoci lontani gli uni dagli altri. E il secondo movimento è quello che ci porta fuori, cioè un movimento centripeto per cui tutti ritorniamo dentro il cuore di Cristo, è un movimento centrifugo, cioè dobbiamo uscire fuori dal cuore di Cristo con la forza dello Spirito per richiamare a Cristo tutti i nostri fratelli dispersi, tutti gli uomini. Ci fermiamo questa mattina su questo movimento centripeto, ossia tutti dobbiamo camminare verso il Cristo, fonte di unità, perché è fonte di verità e di amore. E dobbiamo liberarci da tutti quegli impedimenti che ostacolano questo cammino verso il Cristo, dove tutti ritroviamo l'unione delle menti, dei cuori e della vita. Lo avevamo accennato all'inizio, quando abbiamo parlato degli impedimenti all'unione e quando abbiamo invocato lo Spirito Santo, centro di unità. E lo ripetiamo adesso, in questo momento, quali sono le cause principali che ci dividono gli uni dagli altri e impediscono a noi di essere in comunione gli uni con gli altri e di essere in comunione con Cristo? È chiaro che il grande ostacolo è il peccato, che è appunto lesione della verità, lesione della carità, lesione della vita. Però questo peccato che è dentro di noi, che è l'ostacolo maggiore, si articola in tanti rivoli che ci portano fuori dal grembo di Cristo e dalla Chiesa. Ci sono ostacoli che appartengono alla nostra mente, ostacoli che appartengono al nostro cuore, ostacoli che appartengono alla nostra memoria. Il primo grande ostacolo all'unione tra di noi è il pregiudizio. Parliamo della unione del nostro gruppo. Abbiamo dei pregiudizi gli uni sugli altri,
già abbiamo giudicato il nostro fratello e avendolo giudicato lo abbiamo condannato e abbiamo detto anche a livello inconscio con costui non ci voglio stare, egli è questo, questo e quest'altro, già lo abbiamo giudicato, lo abbiamo condannato, per cui non vogliamo essere in unione con lui. Ma chi non ama il proprio fratello non può amare Cristo, perché è Cristo dentro il nostro fratello e Cristo non può essere diviso. Noi non possiamo dire questo Cristo sì, questo Cristo no, perché quel Cristo che è in te, quel Cristo che è in quelle persone che tu vuoi bene, quel medesimo Cristo è nelle persone che tu condanni, contro di cui hai qualche riserva. E allora il Signore deve purificarci dal pregiudizio, che già è un giudizio che noi facciamo, un giudizio di condanna del nostro fratello con cui non vogliamo condividere la vita di Cristo, che anche in apparenza possiamo dissimulare, che anche in apparenza possiamo ossequiare, ma che in realtà non trova dentro il nostro cuore alcun posto. È il pregiudizio che noi abbiamo. Soprattutto quando bolliamo un fratello, quello è cattivo, può fare miracoli, ma rimane cattivo com'era, come io l'ho conosciuto, come io ho sperimentato. Quella donna è cattiva, ha fatto questo, questo e questo, anche che buon Dio l'ha convertita, anche che è cambiata, anche che faccia miracoli strepitosi, per me è sempre quella. Per Dio è cambiata in se stessa, è cambiata davanti a Dio, ma per me è quella. È una peccatrice, è una maga, è una megera, è una sfruttatrice, ma quella è cambiata, è diventata un'altra persona, poco mi importa, ma è sempre quella. Ecco, noi abbiamo fissato il giudizio di condanna su una persona e non ci sono santi al mondo che si possono smuovere da questo giudizio di condanna. Per cui quella persona è tagliata dal nostro cuore. Questo è peccato contro l'amore, contro la carità e contro lo spirito. Ecco il pregiudizio. E di questi pregiudizi ce ne sono tanti. Ci sono piccoli pregiudizi e grandi pregiudizi, che sono giudizi di condanna del nostro prossimo, che poi si risolvono in comportamenti che noi abbiamo verso questo o verso quest'altra persona e impediscono l'unione dei cuori in Cristo Gesù, dove non c'è né greco né barbara né scita, come dice San Paolo, dove non c'è né dotto né ignorante, dove non c'è né grande né piccolo, dove non c'è né uomo né donna, dove tutte cioè le categorie umane, morali, sociali sono ormai superate e siamo tutti figli di Dio in Cristo Gesù. Se Cristo ha accolto questa persona, anch'io devo accogliere questa persona. Se Dio ama questa persona, anch'io devo amare questa persona. È il grande ostacolo all'unione dei cuori nei nostri gruppi. E dobbiamo eliminare ad ogni costo questo pregiudizio, perché impedisce a noi l'unione con Cristo Signore. Alle volte invece è un fatto, un torto ricevuto. Tu mi hai fatto questo torto, tu mi hai fatto questo gambetto, tu mi hai detto questa parola, tu mi hai disatteso, mi hai emarginato, tu mi hai colpito, tu mi hai ferito.
E noi ricordiamo sempre queste ferite avute nel cuore che non si può rimarginare, e questo ricordo che dentro di noi non possiamo eliminare. Quella piaga del cuore, quella ferita del cuore e quel ricordo che è nella tua memoria non può essere eliso. Tu, cioè, non vuoi eliminare quel ricordo e la tua ferita rimane, la tua piaga è dentro il tuo cuore. E questa piaga produce veleni dentro di te e tu non puoi avvicinare questa persona. Perché ti ricordi sempre della parola detta, ti ricordi sempre dello sgambetto fatto, ti ricordi sempre del torto ricevuto. Gesù ci dice di perdonare, il che significa dimenticare, il che significa distruggere. Se in te non c'è la distruzione del torto ricevuto nella tua memoria, la ferita rimane e produce veleni. E allora il Signore ti invita a distruggere quel ricordo cattivo, a svelenire così quella piaga che è dentro di te, che è un impedimento all'unione spirituale che il Signore vuole con tutti, anche con quelle persone che ti hanno ferite. Tu non hai in fondo perdonato. E senza il perdono non c'è unione, senza il perdono non c'è vita. Il perdono che tu invochi dal Signore per i tuoi peccati non corre, tu ti illuda che corre, ma in realtà non corre finché tu non hai perdonato di cuore al tuo fratello, perché è nel tuo fratello che il Signore chiede perdono e tu non lo dai. E se tu non perdoni Cristo che nel fratello reclama perdono, tu da Cristo non avrai perdono, perché è detto nel Padre nostro: Padre, rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sono questi due grandi impedimenti che ci ostacolano l'unione, che Cristo esige il ritorno al cuore di Cristo, nell'unità, perché quando il Signore ci dice che io sono il buon pastore, vuole che queste pecorelle siano in pace le une con le altre, tutte siano come pecorelle che nella verità e nella carità dipendono e ricevono la vita dall'unico pastore. E allora, fratelli e sorelle, per quanto se noi eliminiamo queste due grandi cause di disunione che esistono nelle nostre famiglie, nella nostra convivenza, nel nostro gruppo, dovunque ci sono diverse persone che credono nell'unico Signore. E cioè il pregiudizio, che è la condanna interiore che noi facciamo del fratello o della sorella, ed è il non perdono che noi donato. E questo si dimostra dalla non accoglienza che abbiamo. Ogni fratello deve entrare nella mia vita, deve entrare nel mio cuore. Se io metto delle barricate, tu entri e tu non entri nella mia vita e nel mio cuore, e allora non c'è unione, quell'unione che Cristo esige. È difficile, ma noi affidiamoci allo Spirito Santo. È Lui che crea l'unione dei cuori. È Lui che brucia tutti i pregiudizi, è Lui che brucia tutte le condanne, è Lui che brucia tutti i ricordi penosi, è Lui che crea in noi il perdono, è Lui che crea in noi l'accoglimento del fratello, è Lui che crea in noi il cuore nuovo per cui possiamo accogliere nel nostro cuore tutti i fratelli
né la verità di Dio, né la carità di Dio, e fa in modo che sia in ogni gruppo il dominio assegnato solo al Signore, sia soltanto l'amore di Dio a regnare. E soltanto quando noi abbiamo così condannato il nostro pregiudizio, quando noi abbiamo condannato quello che in noi si chiama non perdono, quando cioè noi abbiamo giudicato il nostro prossimo degno di amore nonostante tutto, quando il nostro cuore si apre all'amore verso tutti nonostante quello che abbiamo ricevuto, allora il Signore viene, il Signore ci unisce a sé, allora Lui, buon pastore, offre la vita per noi e questa vita rivive dentro di noi. Come ha fatto Gesù, dobbiamo fare anche noi. Io sono il buon pastore offre la vita per la pecora. E Gesù che ha dato la vita per noi, e noi abbiamo ricevuto la vita di Lui, e la dà ogni giorno, la dà ogni giorno, e in questo momento, nella Santa Eucaristia, Gesù ci ridà la vita, si offre per noi, perché di tutti si faccia un cuor solo e un'anima sola, perché la più grande offesa che possiamo dare a Gesù è questa di non unirci a Lui insieme con gli altri, e questo rifiuto del fratello, perché Gesù stima come fatto a sé il rifiuto che noi facciamo del fratello. E allora questa mattina noi guardiamo al buon pastore. Egli ha accolto me quando era peccatore. Egli ha offerto la vita per me quando io era cattivo. E come Lui ha accolto me, anch'io devo accogliere il mio fratello, perché questa è la volontà del Padre, questa è la volontà di Dio al nostro riguardo. Quando noi siamo in unione con Lui, Dio si manifesterà a noi, e allora la conoscenza di Dio che vita penetra dentro di noi. A livello individuale noi camminiamo con Cristo Signore, mangiando il pane della vita e bevendo la sorgente delle acque pure. Noi come gruppo avremo una vita nuova, la vita del Signore, quella vita che il Signore dà a ciascuno di noi quando siamo in unione con il nostro prossimo. Allora i nostri gruppi rifioriranno, perché riconosceranno l'unico pastore che è in mezzo a loro, si lasceranno condurre da Lui, mangeranno il pane che Lui dà, e il pane è Lui, berranno l'acqua che Lui dà, e l'acqua è l'acqua del suo Spirito, e noi nutrite dello Spirito e dalla carne del Signore, noi avremo la vita. O Signore Gesù, noi ti preghiamo in questo momento, dacci la tua vita, e la tua vita passa nell'unione che abbiamo tra di noi. Signore, noi vogliamo purificare la mente, la memoria, l'immaginazione da ogni pregiudizio di condanna. Signore, noi accogliamo il fratello dentro il nostro cuore, qualunque torto mi abbia fatto. Signore, noi non vogliamo ricordare più le cose passate, perché è nata in noi una cosa nuova. Dacci questa vita nuova che sei Tu, dacci l'acqua del Tuo Spirito, dacci da mangiare, da bere il Tuo sangue, e noi avremo la vita nuova, la vita Tua, Signore, quella che Tu desideri da ciascuno di noi, quella che Tu sei venuto a portare sulla terra. Amen. Fratelli, durante il canto in lingue, Gesù è stato in mezzo a noi, ed è vestito con una veste bianchissima e luminosissima,
e benediceva molti, imponendo le mani sul capo e toccandoli con il suo mantello, che è il mantello dell'intercessione presso il Padre. Gesù è qui in mezzo a noi ancora, egli alza le mani su di noi, egli è qui in mezzo a noi, ci vuole avvolgere in questo momento nel suo mantello di preghiera, la sua tallit, ossia il suo mantello, è sopra di noi, egli impetra dal Padre l'unione dei cuori, egli intercede per noi, perché tutti purificati dai nostri peccati diventiamo un cuor solo e un'anima sola, e lui resta l'unico e vero pastore. Gola, non avere riguardo per nessuno, come una tromba alza la voce. Questo popolo mi ricerca ogni giorno, brama di conoscere le mie vie, come un popolo che pratica la giustizia, come un popolo che non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Essi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio, eppure non è questa la preghiera che io voglio, non è questo il culto che io richiedo. Ecco, sciogliete le catene inique, questo io voglio, togliete i legami del gioco, rimendate liberi gli oppressi, spezzate ogni gioco. Introduci in casa i miseri, i senza tetto, dà da mangiare all'affamato, dà da bere all'assetato, vesti colui che è ignudo e non distogliere gli occhi da nessuno. Questo è quello che io voglio, cioè non estromettere nessuno dal tuo cuore, liberarti dai giochi iniqui, dalle condanne, dei pregiudizi, e allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà, allora
invocherai il tuo Signore e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà eccomi. Se tu toglierai l'oppressione, se tu non punti più il tuo dito contro il tuo fratello, se offrirai il pane all'affamato e cesserai chi è digiuno, allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà il Signore come un pastore, ti salterà in terreni aridi, rinvigorerà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato, le cui acque non erediscono. Allora tu sarai benedetto da me, sarai chiamato fabbricatore di nuove mura, tu riedificherai le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane, ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi. È il vostro Dio che vi parla, che vi chiama all'unione, che vi chiama al perdono vicendevole, che vi chiama alla vita. Io sono il buon pastore che parlo alle mie pecorelle. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha parlato e adesso il Signore vuole guarirci dalle nostre infermità, dalle infermità interiori. Vuole guarire anche tutti gli altri mali che sono in mezzo a noi, le nostre ferite corporali, i nostri mali fisici, e vuole guarire e liberare tante altre persone che sono qui presenti in mezzo a noi mediante le preghiere dei fratelli, tutti quelli che guardano a noi in questo momento, tutte queste persone. Entra nel cuore di Cristo e la sua guarigione, la sua liberazione, la sua consolazione vuole estendersi a tutti quelli per i quali noi preghiamo, perché le misericordie di Dio non inarrediscono mai, non finiscono mai. Signore, ti vogliamo gridare questo. Aggiungiamo qualche altra intenzione a questa lunga serie per Michele, che si trovi in coma in sala di rianimazione a Villa Sofia. Caro Gesù, sono una mamma di 3 bambini e il mio pensiero è sempre rivolto a loro. Adesso devo andare per un intervento alla testa e questo mi sta facendo impazzire. Oh Gesù, aiuta questa donna e fa che questi bambini non siano nella angoscia, perché la mamma deve subire questa operazione alla testa. Gesù mio, ti prego per me, che ho il polmone destro che mi fa male, c'è un formicolio, ti prego Gesù, guariscimi tu. Ti prego pure per la gamba sinistra che mi fa male e anche pure il tallone del piede sinistro. Ti prego, guarisci mio Signore. Il Signore guarisce questa persona in una di queste 3 malattie, oggi stesso, in questo momento. Gesù, ti prego per mio genero che si deve operare di una cista alla tonsilla. Ti prego Gesù, e padre di un figlio, tu sai quanto bisogna a questa famiglia del lavoro per sostenere la famiglia. Signore, intervieni. Il Signore, guardate, sta guarendo alcuni cisti, non di una persona ma di diverse persone. Anzi, voglio dire che il Signore sta guarendo molti nello spirito, nel cuore, sta operando liberazioni interiori, pacificazione interiore, e sta guarendo anche diverse persone da cisti, disfunzioni, male ai reni e altro, ma non annunziamo singolarmente le guarigioni, desideriamo piuttosto che siano le persone a dire: Signore, tu mi hai guarito.
Signore Gesù, ti prego di liberare e guarire i malati della mia famiglia e soprattutto mia figlia Giuse e la famiglia, quella che delle mie figlie e delle mie nipotine, e dà la pace a tutti. Ascoltaci, oh Signore. Chiedo, Signore, di guarire di una cista al seno che ha mia sorella Mimma. Guariscelo, Signore. Come ha detto il Signore, guarisce. Il Signore tocca un polmone, il Signore opera un seno in una donna. Ecco, il Signore già ha ascoltato la preghiera. Signore, ti prego di aiutare Piero. Signore, ascolta tutte queste preghiere. Guardate, siccome si cominciano a profilare delle guarigioni, chi si sentisse guarito dal Signore, toccato dal Signore in questo momento, ecco, è bene che si faccia avanti per identificarsi. Non vogliamo troppo insistere sulla parola di conoscenza, ma vogliamo che le persone che si sentono toccate dal Signore e sono diverse anche nel corpo si alzino e dicono almeno grazie Signore perché mi hai toccato, ho sentito per me questa guarigione. Chi dovesse sentirsi guarito dal Signore, chi dovesse avvertire che due ciste non ci sono più, che i reni non fanno più male, che i dolori sono scomparsi, che qualche cosa è avvenuta nel proprio corpo, è pregato di venire qui a testimoniare, oppure a testimoniare la prossima volta, quando avranno assodato che la loro disfunzione o la loro infermità è sparita. Intanto chi vuole cominciare a ringraziare il Signore per questa benedizione ricevuta può mettersi qui in fila, che non siano molti ma che siano persone che realmente abbiano ricevuto un dono del Signore. Qui c'è una testimonianza. Grazie Gesù, col cuore radioso ti dico grazie. Terzo Giuseppe è uscito dalla droga, eppure il lavoro lo ha trovato. Grazie Gesù, è una grazia potente che mi hai fatto. Gesù, grazie, grazie, grazie sempre. Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Ricordiamoci in questo momento di tutti i nostri cari morti, di quelli che ci hanno preceduto nel cammino della vita. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Gesù disse: il Padre vi ama perché voi amate me. L'amore che noi portiamo a Cristo è gradito al Padre, e il Padre ci ama perché noi amiamo suo Figlio. Ma nel Figlio unigenito ci sono tutti quelli che egli ha redento con il suo sangue, e il Padre ci ama se noi ci amiamo gli uni gli altri, se noi riconosciamo il suo volto nel volto dei molti fratelli. Con questo pensiero, come Gesù stesso ci ha insegnato, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Padre, thank you.
ci rivolgiamo al Padre del Cielo, ci vuole liberare da tutte le nostre angustie, ci vuole liberare da tutte le schiavitù con cui il nemico ci lega giorno per giorno, ci vuole figli liberi, liberi in modo che noi lo possiamo lodare, possiamo camminare, possiamo gestire tutto. Il Signore vuole liberarci in questo momento, vuole liberare tutti i suoi figli dalle schiavitù di Satana, dagli influssi del maligno. Lasciatevi liberare, dice il Signore, ed io vi libererò. Ecco, ho mandato il mio figlio per liberarvi. Lasciatevi liberare da lui, guardate a lui e sarete liberi. Padre del Cielo, liberaci dal peccato con cui il demonio ci lega, liberaci dagli influssi così che il nemico esercita nel nostro corpo, dalle nostre infermità spirituali, psicologiche, fisiche. Liberaci, oh Padre, da qualsiasi turbamento, e fa che noi attendiamo che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. E adesso, fratelli e sorelle, il Signore vuole l'unione tra di noi, premessa dell'unione con Lui. Non offritemi resistenze, dice il Signore. Lasciatevi prendere da me, io sono il vostro Dio. Io vi prendo come bambini nelle mie braccia. Non resistete al mio amore e fate quello che io vi dico. O Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Adesso teniamoci per mano e cantiamo il canto dell'amore, dell'amore fraterno, il canto che ci unisce tra di noi e ci unisce a Cristo. Insieme, Signore, 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 ins
facci il segno dell'amore fraterno. C'è da spostare urgentemente una sinistra. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di... In un clima di silenzio interiore accogliamo Gesù dentro il nostro cuore. Il Signore ha dato una parola in questo momento ed è questa: accogliete la mia parola. A me basta che voi accogliate la mia parola e crediate alla mia parola. La mia parola opererà dentro di voi. Opererà in guarigioni e liberazioni e consolazione. Accogliete la mia parola, credete alla mia parola e vedrete gli effetti della mia parola. Essa opererà di per se stessa. Io chiedo soltanto questo, che l'accogliate e crediate. Il resto lo constaterete fra giorni. Ancora guarire gli storpi, dar la vista ai ciechi, far udire i sordi, rialzare chiunque è caduto. Non credete che io posso fare questo? Credete. E in questa parola chiedete al Signore e vi sarà dato. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Sono parole che sono sempre valide. Io le ho detto e le mantengo. Qualunque cosa chiederete al Padre, che sia nell'ordine della salvezza, io ve la darò. Io sono il Signore che mantengo la mia parola, non ritratto nessuna delle mie parole. Quando le ho pronunziate, sapevo quel che dicevo per tutti i tempi, fino alla consumazione del mondo. Ecco, concedi il dono della maternità ad una donna che aspetta da tanti anni. Io sono il Signore della vita. Io tergo le lacrime dagli occhi di una persona che piange. Io ti consolo, figlia mia, crede alla mia parola. Io tergo le lacrime dei tuoi occhi. Io do la vista ad uno che vede poco e apro l'udito di un orecchio che è chiuso da tanto tempo. Credete alla mia parola. Io raddrizzo le gambe di una persona che stenta a camminare. Una guarigione, cioè una liberazione. Di una persona colpisce la testa il maligno che la ossessionava e le procurava tante e tante malattie. Poi il Signore dice questa parola: non avete capito ancora? Non avete capito ancora? Siate come i poveri. Chiedete l'elemosina al mio cuore. Ecco, io sono prostrato qui per terra, con le mie vesti bianche. Prostratevi anche voi e chiedete a me e otterrete. Non state nelle vostre posizioni. Chiedete come poverelli, stendete la mano. Io non sono qui dritto in mezzo a voi. Sono come accovacciato davanti a voi, con le mie vesti bianche. C'ho tanto pane davanti a me, c'ho tanta acqua davanti a me e voglio portarvela. Non avete ancora capito che bisogna piegare davanti a me e con umiltà chiedere
e io vi darò in abbondanza. Sì, o Signore Gesù, questo noi faremo quando tu passerai in mezzo a noi. Allora noi ci inginocceremo come poverelli, chiederemo a te e otterremo. Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci comunichi lo spirito di fortezza che animò San Carlo e lo rese fedele alla sua missione e pronto a donare la vita per i fratelli. Te lo domandiamo per a noi, sarà Lui a benedirci, Egli ci guarderà, guardate a Lui e i vostri grazie Signore perché Tu mi guardi in questo momento, grazie Signore perché stai guarendo il mio cuore, lo stai guarendo perché è malato moralmente e fisicamente, Tu lo stai guarendo. Grazie Signore perché stai toccando le mie ginocchia e le stai guarendo. Grazie Signore perché mi stai sbloccando nelle mie caviglie ed io possa camminare speditamente per la tua strada. Grazie Signore perché stai toccando i miei organi interni e tutti quei dolori lancinanti che avevo scompariscono. Grazie Signore perché hai toccato le mie ovaie, hai toccato i miei reni. Grazie Signore perché hai toccato il mio polmone sinistro. Grazie Signore perché hai toccato anche il mio polmone destro. Grazie Signore perché hai toccato la mia gola. Grazie Signore perché stai operando dentro di me. Grazie Signore di quello che stai facendo. Yamasharaya. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, sono qui ai tuoi piedi, depongo le mie vesti ai tuoi piedi, depongo le mie malattie ai tuoi piedi, depongo le mie paure e le mie angosce, depongo il mio cuore ai tuoi piedi. Grazie, oh Signore, perché tu passi vivo in mezzo a noi. Tu sei il vivente, Gesù. Vogliamo abbandonare completamente a te, tu passando Signore, toccherai ognuno di noi, guarisci in questo momento Signore, alcune persone che non credevano alla tua potenza, ma in questo momento tu li guarisci Signore e riescono a vedere il tuo volto, riescono a sentire dentro il cuore la tua parola. Che dici, tu sei mio figlio ed io ti amo. Grazie, oh Signore Gesù. Grazie, Signore, perché stai liberando un carcerato, stai aprendo le porte di una prigione. Grazie, Signore. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, guarisci, mio Signore Gesù. La tua grazia è su di me, oh Signore, le tue mani sono su di me, Signore. La grazia scende con potenza su ognuno di noi. Sporgiamo le nostre mani, Signore, che la tua acqua, il tuo sangue possa scendere su ognuno di noi. Signore, io ti ringrazio per quello che tu hai operato in Teresa, per quello che tu hai operato in Tommaso, lo hai rigenerato, gli hai dato una vita nuova. Ti ringrazio, Signore,
per quello che hai operato in Giuseppe. Grazie, Signore, perché sei grande, buono e misericordioso. Grazie, oh Signore, perché tu stai mettendo queste nostre lacrime di sofferenza nel tuo cuore. Grazie, oh Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, guardiamo Gesù. Egli è il vivente. Egli vuole renderci tutti vivi in Lui. Davanti a Lui non ci sono morti. I morti devono risuscitare. Gesù vi chiama dei vostri sepolcri. Lasciate i vostri sepolcri. Lasciate le vostre case. Venite incontro a me. Vi voglio tutti liberi, perché liberi io vi ho creati. Io sono il Signore. E adesso vi benedico. Ritornate alle vostre case. Narrate quanto il Signore ha detto a voi e ha fatto per voi. E ritornate a narrare le meraviglie del Signore. Io vi aspetto. Ho tante pecore che non sono di questo vile. Essi udranno, sentiranno dalla vostra bocca le meraviglie del Signore. Anch'essi si convertiranno e verranno a me. Il mio cuore attende queste pecorelle lontane. Pregate il padrone della messe e narrate le meraviglie che lui sta operando. Vi benedico nel nome del Padre. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sono con te, dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò. Grazie, Signore. Signore, in quell'istante ecco quella benedizione, aspettando il cerchio della destra, cioè il cerchio della destra, ma adesso non la liberazione. Grazie, Signore, delle liberazioni che tu stai operando questa mattina dal cerchio che tu hai rotto, che copriva la testa di una persona, da una catena ai piedi e dal cuore straziato di una persona. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore.